Salve a tutti e buon martedì! Grazie per essere qui con me. Oggi vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate di Una Vita. Iniziamo! Genoveva ha deciso che vuole distruggere Felipe. Ne parla con Velasco, al quale dice che vuole disintegrare la vita di suo marito sotto ogni aspetto: sociale, professionale ed economico. La sua vita deve trasformarsi in un vero e proprio inferno. La Salmeron è agguerrita più che mai. Il suo desiderio di vendetta è più grande che mai. Intanto, a casa Dominguez si parla della scelta di José di non partire più per l'America. L'uomo dice a sua moglie che non voleva ferirla perché aveva capito che lei non voleva lasciare Acacias. Bellita si sente in colpa, ma suo marito la tranquillizza. A partire per Hollywood sarà Julio e infatti, poco dopo, il giovane saluta tutti e va via. La vita matrimoniale di Camino è ormai iniziata, ma le cose con il Defonso non vanno bene. La relazione dei due neosposini è piuttosto fredda. Pare che il problema sia la mancanza di intimità. La mente di Camino naviga spesso e si posa sui ricordi che ha con Maite. Non ha dimenticato di certo la sua amata pittrice. La figlia di Felicia, intanto, stringe sempre più amicizia con Annabel, la figlia di Marcos. In ospedale, Genoveva è come un leone in gabbia. La donna maltratta tutti, dalle donne di Acacias che vanno a trovarla, sino al medico che la tiene in cura. In più ha una bruttissima lite pure con suo marito. Felipe poco dopo annuncia a Laura che la Salmeron presto tornerà a casa e deve tenersi pronta perché non si preannuncia niente di buono. Disperato, l'Alvarez Hermoso si abbandona di nuovo tra le braccia degli alcolici e di sera è proprio Laura a trovarlo per strada, mezzo ubriaco, e a riportarlo a casa. Il giorno dopo Felipe si risveglia nel suo letto, ma trova una brutta sorpresa. Accanto a lui c'è Laura, che dorme beatamente. È chiaro che ha passato una notte di passione con lei, anche se non ricorda nulla. Spaventato, scappa via. Felicia continua a frequentare Marcos. La relazione tra i due si è fatta forte e stabile. L'uomo però sembra nascondere qualcosa. Felipe affronta Laura per parlare di quello che è accaduto la notte prima. Lui ammette di non ricordare nulla, ma la cameriera invece dice il contrario e gli conferma che sì, sono andati a letto insieme. Purtroppo il confronto tra i due peggiora e si trasforma in lite. Laura si arrabbia e a quel punto accusa Felipe di aver abusato di lei. In quel momento, tra le urla, torna Genoveva, che ovviamente vuole sapere ciò che sta succedendo. La cameriera, a quel punto, in lacrime, racconta alla Salmeron grandi falsità. Le dice che Felipe spesso ha tentato di sedurla o comunque di avvicinarsi a lei, e che infine, la sera prima, l'ha praticamente trascinata a letto. L'avvocato protesta e risponde che non è assolutamente così, ma Genoveva gli dice di credere a Laura e lo caccia via di casa, non lo vuole più vedere. Tutto quello che sta accadendo è incredibile. Nel frattempo Felicia inizia a rendersi conto che Marcos è un po' strano e tramite una donna del suo vecchio paese scopre che l'uomo non si è recato ad Acacias per pura casualità, come gli ha sempre raccontato, ma perché cercava proprio lei. In seguito i due hanno un confronto e l'uomo confessa alla ristoratrice che non ha mai smesso di pensarla, per questo si è recato in città. Del resto lei è stata il suo primo amore. Felicia mette le cose in chiaro, non vuole nessuna storia d'amore, desidera solo che restino amici.
Genoveva inizia il suo gioco ed, indossando le vesti di donna disperata, racconta alle donne del quartiere quello che è successo. Felipe, durante la sua assenza, mentre lei lottava tra la vita e la morte, la tradiva con Laura. Ciò causa un grandissimo scandalo e ciò che è successo va di bocca in bocca. Liberto, non appena viene a saperlo, va dal suo amico per chiedergli se è vero. L'uomo gli risponde che non si ricorda nulla, eccetto il fatto che si è svegliato accanto a Laura e che entrambi erano nudi. Ovviamente, come sicuramente già starete sospettando, Genoveva si è messa d'accordo con la cameriera e l'ha pure pagata profumatamente pur di distruggere la reputazione di suo marito. In realtà non c'è stato nessun abuso e Felipe e Laura non sono andati a letto insieme. Era tutta una messa in scena e tutto un grande inganno architettato da Genoveva. La Salmeron ne fa un'altra delle sue, si introduce nell'appartamento di Felipe, trova una lettera scritta da Marcia e la sostituisce con un'altra, scritta da lei, che porta sempre la firma della Sampaio. Quando Felipe la trova e ne legge il contenuto, rimane quasi a bocca aperta, perché Marcia, nella lettera, gli dice che sì, lui l'ha resa felice e gli ha fatto conoscere il grande amore, ma che gli ha anche distrutto la vita. In pratica, lui è stato il suo boia. L'Alvarez Hermoso però non è così ingenuo e capisce subito che dietro a quella missiva c'è Genoveva. Tra i due si consuma così l'ennesima forte lite, durante la quale volano urla e minacce. Intanto Camino ha uno scontro con il Defonso e da questa discussione capiamo qual è il problema principale di questa giovane coppia. Non hanno vissuto nessuna intimità. Insomma, non hanno ancora consumato il loro matrimonio. Il Defonso spiega a Camino che lui non vuole fare altro che rispettarla e vivere il loro rapporto con tantissimo affetto. La giovane sostiene la stessa cosa, ma comunque trova molto strana la situazione. Il Defonso poi le chiede di non rivelare a nessuno questo dettaglio del loro matrimonio. Quello che accade, che non accade, tra le mura della loro abitazione deve rimanere in privato. Nessuno deve saperlo. Ebbene, queste erano le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita. Come sempre io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.